Io mi chiamo Sergio Valentini e rappresento in questo momento l'Enoteca Valentini di Canazei in Val di Fassa. Premetto che è la quinta generazione che siamo commercianti e con i miei figli appunto stiamo tramandando questa tradizione ormai da lungo tempo. La svolta grossa l'ho data nel 90, quando abbiamo deciso di eliminare gli alimentari e di trasformare l'attività in enoteca e prodotti tipici. Proprio per questa, soprattutto, mia passione che avevo per il vino. 30 anni di rapporto con Banfi, ho tanti ricordi, soprattutto legati magari a dei clienti particolari. Però una cosa che mi era rimasta sempre colpita è stata la prima volta che mi è stata proposta la vendita in premier. Credo che sia Banfi il primo o tra i primi a proporre questo tipo di vendita. Sapevo che esisteva in Francia, però in Italia era la prima volta. Per cui anche attraverso i nostri clienti riuscire a proporre dei voucher dove il vino non si vedeva, ma si comprava ad occhi chiusi, diciamo garantendo o proponendo un vino che in futuro avrebbe avuto anche uno sviluppo in termini qualitativi e di immagine e di costo, è stata una cosa un po' nuova per me. Direi che il Brunello attualmente forse è il vino che rappresenta di più il territorio della Toscana. Il futuro del Brunello lo vedo in termini positivi, nel senso che i grandi vini italiani, il Brunello senz'altro fa parte di questi vini, avranno sempre un futuro. L'importante è che le aziende ci credano, per cui benvengano le aziende che credono in questo prodotto e mantengono una qualità alta, e poi il Brunello senz'altro avrà ancora tanti anni e vita longeva.